Il plank è un esercizio molto utile per il rinforzo dell'intero core, dell'intero corsetto addominale. Fanno parte del core il retto addominale, il trasverso, gli obliqui interno ed esterno, fanno anche parte del core i glutei e gli adduttori. Rientrano anche, adesso vedremo nel movimento, il coinvolgimento anche del gran dorsale e del gran dentato. Il movimento del plank si esegue in questo modo qui. Ci si posiziona a terra con i gomiti. Larghezza delle spalle ed esattamente sotto le spalle. Le nostre mani sono con i palmi in appoggio a terra, il nostro addome è contratto, i nostri glutei sono contratti. Da qui l'altezza della nuca, delle spalle e del bacino dovrebbe essere bene o male alla stessa altezza. Da questa posizione i talloni sono larghezza delle anche, ma per rendere l'esercizio ancora più coinvolgente per gli adduttori, posso andare a stringere i miei malleoli e immaginare di avere una pallina da tennis da voler schiacciare. In questo modo andremo a coinvolgere ancora di più i nostri adduttori. Lo sguardo è rivolto tra le mani e da questa posizione, per renderlo ancora più efficace, possiamo immaginare di voler trazionare con i gomiti, quindi di voler portare i nostri gomiti verso la cresta iliaca. In questo modo andremo ad attivare maggiormente il gran dorsale, il gran dentato e sentiremo ancora un'enfasi maggiore del lavoro del nostro retto addominale. La respirazione dovrebbe essere naturale. Gli errori da evitare sono quelli di inarcare la schiena o di essere troppo alti con il bacino. Quindi non si dovrebbe stare mai in questa posizione e non si dovrebbe stare neanche in questa posizione qui, ma cercare di rispettare l'allineamento delle due articolazioni, spalla e anca.